Amici ascoltatori, benvenuti a questa seconda parte dell'intervista all'ex senatore Azzollini. Abbiamo cominciato a parlare dei temi legati alla nostra città. Allora, adesso e soprattutto i temi legati proprio all'ospedale di Molfetta. Abbiamo avviato un'inchiesta da alcune settimane, come già anticipato in altre precedenti puntate. Per noi è sempre un piacere, una fortuna avere con lui, ecco, avere il senatore come un interlocutore che i temi li conosce e quindi ci può arricchire. Noi vogliamo ampliare, animare, continuare a stimolare il dibattito pubblico, ripeto, non soltanto a livello cittadino. Ecco, lei, dicevo, senatore, di esperienza ne ha maturata tanta. Allora, noi abbiamo preso atto che la parte politica a cui appartiene, Forza Italia, ha già cominciato ad attivarsi all'interno della città. Ecco, si apre una nuova stagione politica? Spero di sì, una stagione politica nella nostra città che veda il riprendere il dibattito pubblico sui temi essenziali per lo sviluppo. Oggi mi preoccupano molto alcune grandi questioni che credo debbano essere portate all'attenzione dei cittadini. Molfetta è entrata, e nessuno l'ha detto, in una terribile classifica. È una delle città con il maggior numero di giovani che cambiano residenza. Purtroppo, un primato che non è bellissimo. Non solo, ma questa è una città che ormai da anni perde abitanti. Altre città vicine aumentano, la nostra città perde abitanti, quindi un fenomeno demografico ed insieme migratorio mi preoccupano molto. Ed allora il dibattito pubblico deve subito riorientare a creare opportunità nella nostra città. È importante, per esempio, riprendere a fondo l'ospedale, che prima di tutto è una struttura per la salute dei cittadini, ma è anche una struttura che ha anche una sua valenza economica. Un ospedale ha valenza economica non solo per la città di Molfetta, ma per l'insieme delle città vicinori. Ma, per esempio, sviluppare la nostra zona industriale artigianale, superare i vincoli che oggi la limitano, è una delle questioni che deve essere seriamente all'attenzione dell'amministrazione, perché lì si creano le opportunità del futuro. Lì possiamo assistere finalmente ad una ripresa dell'occupazione giovanile e dell'occupazione giovanile ad alto tasso di professionalità e di innovazione, che è ciò che serve. Se mi permette, allora, la città, diciamo, sembra quasi assumere una veste di rassegnazione, no? Quasi pavida. Ecco, c'è bisogno, credo, di una scossa forte. Ecco, lei, anche a livello politico e non soltanto cittadino, no? Credo che vi siano gli elementi per poter, come dire, lanciare il classico Sassone dello Stagno e promuovere, anche perché non le stavo dicendo, una forma di dibattito pubblico ma un po' più intensa, attiva. Sì. Oggi ho la sensazione che la città sia un po' rassegnata. Ci vuole qualcuno, e i consiglieri di Forza Italia e i dirigenti politici di Forza Italia mi sembrano quelli, per dire, adatti alla bisogna. Ci vuole qualcuno che ricordi a questa città che è la città di Gaetano Salvemini, cioè di uno degli uomini politici, ma ancora di più anche degli studiosi uomini politici, che avevano posto già dagli inizi del Novecento questi problemi che io ho posto poco fa, e che egli aveva animato dibattiti in tutte le sedi per rimediare a questi problemi. Oggi ci vuole una scossa di quel tipo, cioè di personalità, di cittadini, di giovani che ripongano questi grandi problemi all'attenzione del dibattito pubblico e siano, come lei ha detto, come, no, ci diamo del tu perché ci siete un amico di sempre, come tu hai detto, diano una scossa, una nuova scossa alla città. Ecco, io ho l'impressione che questa città ha un grande cuore, ha una grande mente, che in questo momento ha bisogno di un massaggio forte, secco, immediato, e poi riprende a battere con tutta la sua forza. Però la domanda credo sia d'obbligo. Tu hai, come dire, hai vissuto nelle aule parlamentari per oltre 20-25 anni. Ecco, la cattiveria mia è questa. Hai mai pensato, diciamo, ad una fase di autocritica in cui effettivamente poi la tua, diciamo, presenza è stata tale da non consentire
una, come dire, un riciclaggio, più che riciclaggio, diciamo una riformazione, una formazione forte di una classe politica dirigente, quantomeno alla tua altezza? Ma no, guarda, io devo dirti questo, che in tutta onestà non sento questa autocritica, perché mi sono sforzato varie volte di dar luogo ad una classe dirigente, perché ritengo che il compito precipuo di chi come me ha rivestito incarichi importanti sia quello di formare una classe dirigente capace di sostituirlo ed anzi di migliorarlo. E devo dire che ci sono state alcune vicende umane piuttosto serie. E ci sono state anche delle vicende politiche, per cui diciamo alcuni che erano parte importante del gruppo dirigente a venire hanno subito purtroppo delle sconfitte politiche, e in quel momento non si è riusciti più a mantenere quella compattezza. Forse in questo avrei dovuto far di più, forse, ma non si è riusciti a mantenere la compattezza per mantenere quel gruppo dirigente e riportare queste battaglie. Molti hanno scelto, come è noto, altre vie più semplici, ma secondo me meno adatte alla necessità che tu hai giustamente segnalato, quella della formazione di una classe dirigente. Oggi però, e tu hai visto, stai seguendo, il tentativo è ancora questo, di dar luogo a nuove forze, di dar luogo a nuove energie per ridare a questa città una classe dirigente all'altezza delle sue tradizioni, della sua cultura, delle sue potenzialità. Ma il punto è questo, non c'è troppo atteggiamento piagnone, lassista, troppa gente che si autocompiace e fondo in fondo poi alimenta una forma di autolesionismo che è deleteria. Senti, tu fai bene a dire queste cose da giornalista, ma io da politico ho il compito, che fu individuato splendidamente da Gramsci. Io so bene, conosco bene il pessimismo della ragione, ma associo indissolubilmente al pessimismo della ragione l'ottimismo della volontà. Ed è questo che deve connotare il politico, anche di fronte a situazioni difficili, trovare i percorsi per ritornare con la volontà alla speranza, al futuro, all'ottimismo. Ed è questo che io penso in questo momento mi sta impegnando. Ci sono i segnali secondo te? Guardi, molte volte la storia comincia per sentieri carsici, quindi non visibili, ma il sentiero comincia a scorrere, poi all'improvviso sorge. Tutti pensano che la sorgente sia un fatto immediato, invece no, viene alimentato da un processo carsico. Io penso che oggi la fase è quella che sto dicendo, c'è un processo carsico che lentamente si sta sviluppando in maniera non molto visibile, ma penso che un giorno o l'altro, indipendentemente dalle volontà, esso possa diventare una sorgente impetuosa, ed è questo che è ciò che dobbiamo. Di certo, ciò che oggi è classe dirigente di questa città mi pare francamente molto molto al di sotto delle necessità. Allora, poniamo fine a questa chiacchierata che, poi ruota fra il filosofico e il politico, però credo che sia anche una esigenza che avvertiamo non soltanto a livello, di intellettuali, lo diciamo senza falsa modestia. No. Ecco. Certo, oggi, io ritengo che oggi una delle cose che manchi in Italia è il pensiero. Lei pensi che fino agli anni 80-90 c'era un pensiero cattolico di livello straordinario, un pensiero socialista, intento per socialista interpretato anche dal Partito Comunista Italiano, di grande livello. C'era anche un pensiero di destra che aveva radici importanti, poi tutti erano condivisibili o non condivisibili. Se oggi io devo vedere Di Maio e Di Battista, mi chiedo il pensiero dov'è. Vabbè, questo è un altro discorso. Noi abbiamo, riaperto un po' il dibattito pubblico cittadino, e credo che aprire un po' questo dibattito sia utile un po' a tutti. Aprire gli spazi, aprire un po' anche le menti un po' di tutti, anche attraverso questi contributi
che ringrazio. Io ti ringrazio molto anche per avermi dato la possibilità, e ti sono molto grato, non di soffermarmi sui piccoli aspetti contingenti sui quali pure potremmo discutere, ma di cominciare a partire dalle fondamenta, e di ciò ti sono molto grato. Benissimo, e noi proseguiremo su questa via. Grazie a voi e a risentirci ai nostri prossimi appuntamenti.